Benvenuti o bentornati nel canale. Buona domenica a tutti. Oggi, dopo che ho letto questa notizia e dopo che sono andato ad approfondirla, scrivendo alcune mail a indirizzi e contattando personalmente coloro che erano interessati a questa cosa, ovviamente indirizzi ho recepito cercando in rete, voglio condividerla direttamente con voi. Un volo emozionante su delle creazioni in Finlandia a sud a neve, chiamata Snow Art, realizzata da gente del posto, con figure giganti su un campo da golf con il Mini 2 a meno 10 gradi di temperatura. Vai! Che dire, come al solito vi abbraccio tutti, spero che possiate trascorrere una buona domenica, magari anche qualche minuto qua con me, con queste immagini che condivido volentieri con voi. In una domenica, vedete, anche stamani grigia in Toscana, e ovviamente, che dirvi, prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un like, per voi un piccolissimo gesto che mi dimostra il vostro affetto. Se poi non siete ancora iscritti, come vi dico ogni volta, qua siete benvenuti. Iscrivetevi presto al canale. Una vista a volo di uccello, che è chiamata l'arte della neve, creata da Jenny Picco. Sì, si scrive male e si legge pure peggio. È un personaggio, perché è un personaggio, lo scoprirete, finlandese, e attenzione, perché tra un po' di tempo, tra poco, il Biganet diventa internazionale. È previsto infatti un video con Walter dalla Svezia, del canale Sweet Italy Adventure, sul volo dei droni sotto zero, che non vi potete perdere in nessun modo. Ma torniamo a noi. Jenny, grazie ad un team di 11 volontari, hanno creato in 2 giorni sulla neve, all'inizio di questo mese, con migliaia di passi e ciaspole, una gigantesca rete di motivi geometrici su un campo da golf, appunto in Finlandia, e ovviamente realizzata con un drone, con dei droni, davvero bellissima. E questa notizia, diciamo che ha fatto nei giorni passati un po' il giro del mondo, attirando tantissima attenzione. Questo spettacolare design è stato fatto nella città, come detto, della Finlandia meridionale, chiamata Espoo. Hanno usato per realizzarla della corda e delle ciaspole, e le immagini create hanno un diametro di circa 160 metri, e l'opera d'arte è considerata uno dei più grandi disegni sulla neve che siano mai stati realizzati in precedenza. Ho approfondito, ovviamente, come vi dicevo inizialmente, e contattato un po' di redazioni che avevano realizzato gli articoli, chiedendo se, ovviamente, per l'interesse che ho io e che abbiamo noi nel canale, avessero saputo con quale drone fosse stato realizzato il video dall'alto e a quelle basse temperature. Avevo avuto una risposta poco dopo, molto garbata peraltro, dalla direzione della euronews.com, i quali mi dicevano che erano dispiaciuti ma di non sapere nulla al riguardo. Ma dopo che avevo, diciamo, perso le speranze e non mi era arrivata poi, tra l'altro, nessuna risposta, nemmeno da bbc.com, che è stato, diciamo, il network che aveva avviato, che aveva dato il via alla notizia e alle immagini che vedrete presto, ho rintracciato direttamente l'autore, contattandolo e trovandolo su Facebook. E ovviamente all'autore dell'opera ho chiesto direttamente questa cosa, e dopo un po', non ci speravo più, mi ha risposto e il messaggio mi ha lasciato totalmente basito. Esatto, infatti io gli chiedevo semplicemente se poteva darmi qualche piccola informazione, o meglio delle informazioni un po' più precise sulla sua opera, dicendogli che volevo parlare, appunto, nel mio canale che si occupa di tecnologie e droni, del suo capolavoro, e ovviamente gli chiedevo se fosse stato gentile da dirmi con quale drone erano state fatte le riprese e le foto sulla neve. Come detto, dopo un po' di ore lui mi risponde, e la risposta è totalmente Dacomia. Esatto, lui infatti mi dice: vedo che sei un tipo tecnologico. Certo, te l'ho detto, dai. E io non sono interessato alla tecnologia,
Sì, va bene, scusa, cioè, ti ho detto devi essere interessato a tecnologia. E poi continua, guarda, mi dispiace dirlo, ma te confondi anche le cose. Ma che babutella? Perché io non ho girato nessun video di quel disegno su Danimi. Devi contattare, dice, le persone coinvolte se vuoi sapere queste cose. Ma che babutella? Nemmeno... se non tu le sai le cose che le devo sapere io, te che tu le hai fatte, ma che sei fuori? Voglio dire, cazzo, più coinvolto di te che sei l'autore, che deve essere coinvolto io, cioè, e allora devo contattare. E ci ho preso proprio 10, mi ha dato 10 e ho pensato, porco, nemmeno gli avessi detto e tu c'hai la moglie un po' sveglia, per non usare un termine francese che oh, e ci sta tutto tutto, ci sta tutto tutto. Però poi ho continuato a cercare di essere garbato, gli ho risposto dicendogli: ma che sei grullo? Ti volevo fare complimenti per parlare di te e tu mi tratti di molto bene. Voglio dire, ma che avevo la grappa? E poi, però, niente, alla fine poi ci siamo scambiati un po' di messaggi, la conversazione diventava un po' cordiale e dalle informazioni ho capito che in diversi del paese hanno fatto delle foto e dei video con i loro droni alla sua opera e purtroppo non mi ha dato contatti, non ho potuto avere le immagini proprio di quelle persone. E mi diceva che avevano dei droni di colore grigio chiaro con delle eliche, con dei baffi arancio. E insomma, ho capito che aveva visto lui che stavano volandoci dei Mini 2, perché è ovviamente chiaro, che sicuramente, diciamocela tutta, hanno sfidato il freddo per immortalare questo spettacolo, ovviamente temporaneo. Ma prima di vedere il tutto, andiamo a capire come hanno realizzato l'opera, perché credo che indipendentemente da tutto sia una cosa davvero interessante. Spero che siate ancora qui ad ascoltare questo racconto. Lui ha progettato un modello di forme intrecciate, a casa sua con il suo computer, a tavolino in pratica. Erano sei grandi forme simili a dei fiocchi di neve, tutte leggermente diverse una dall'altra, con una figura centrale che in pratica le collegava un po' tutte insieme. Poi che ha fatto? Ha reclutato alcuni collaboratori usando un gruppo Facebook finlandese che tratta di ciaspole. E ha organizzato tutto, si è stampato i progetti molto dettagliati che ha dato ad ogni volontario. E ogni volontario appunto poi doveva eseguire sul campo da golf di Loku La, che a leggerlo più che un campo da golf mi sembra un mobilino da montare dell'IKEA, onestamente, però è proprio un campo da golf, un centro golf vicino a Helsinki. E in quell'occasione, ovviamente, era tutto innevato, come succede spesso da quelle parti. E dunque loro sono passati all'azione e per realizzare i modelli, cosa hanno fatto? Hanno preso una serie di corde, hanno indossato delle ciaspole appunto da neve, come detto, che erano lunghe 50 cm e larghe 30, e sono riusciti a eseguire con precisione appunto questi volontari, con le istruzioni che gli aveva dato, al primo tentativo delle forme davvero bellissime. E poi tutto il resto è arrivato alla BBC e vari passionisti di zona che hanno immortalato l'evento, ovviamente, realizzando immagini e video davvero bellissimi. Immagini che, diciamo, che avete già un po' visto mentre vi stavo raccontando questa storia di domenica mattina. E adesso vi trasmetto il piccolo video appunto che ha divulgato la BBC, che abbiamo visto nelle maggiori testate giornalistiche anche nazionali e estere, dove si apprezza questo lavoro, si apprezza i collaboratori dell'autore, ma soprattutto si vedono dall'alto alcune immagini appunto del drone di questa Snow Art. Dunque guardiamolo un attimo insieme e poi ci salutiamo. Smaller part of this big image is made by two people. That's why I use strings. So one person stands in the middle and another walks around, and it will be a beautiful circles. This is the easiest part for the engineer, just to walk. Thank you.
On a passé trois heures en rigolant et en marchant. Plus de trois heures, il commence à faire un peu froid, donc il faut être... Mais Yann tient très bien les timings, donc en fait, quand il nous dit trois heures et après on est libre, c'est comme ça que ça se passe. Bene, avete visto? Davvero un video bellissimo, per noi amiamo appunto le immagini dall'alto. Un video davvero, secondo me, perfetto per iniziare questa domenica mattina insieme a voi. Dunque, che dirvi? Un abbraccio dalla Toscana, ciao da Bigrette.